Buongiorno e buona giornata a voi tutti dal vostro Nicola da Lucia, che da questa mattina sono molto ma molto raffreddato. Spero che questo inverno passi il più velocemente possibile. A parte questo primo video di oggi, perché oggi ci saranno ben due video sul mio canale YouTube nuovi, parliamo di Coppa Italia di calcio. Coppa Italia Serie A Serie B Team 2019-2020, in cui la Lazio, ebbene sì, dopo tante e tante vittorie tra appunto campionato e Coppa Italia, si è dovuta arrendere al San Paolo di Napoli contro i Partenopei per 1-0 dopo il gol lampo dopo soli 120 secondi, 2 minuti di Lorenzo Insigne con assist di Zielinski. C'è da dire che anche guardandola in TV, penso che tutti si siano accorti che soprattutto nel primo tempo c'è stato un clima di tensione, forte tensione tra i giocatori in campo, in panchina, insomma. Sta di fatto, per esempio, che al decimo minuto è capitata una ghiotta occasione alla Lazio di un calcio di rigore sbagliato però da Ciro Immobile, e poi tra il 19esimo e il 25esimo sono arrivati due cartellini rossi. Il primo è stato per Yuisai del Napoli, che aveva ricevuto all'ottavo minuto già il primo giallo per fallo. Il secondo per atterramento, diciamo, è stato considerato da giallo e quindi di conseguenza espulsione. Poi, per esempio, il Napoli ha dovuto già sostituire la Botka per un problemino al posto di Luperto, e al 25esimo ciò che ha fatto scatenare l'ira sia dei calciatori in campo che della panchina della Lazio è stata diciamo, l'espulsione di Lucas Leiva, che dopo aver ricevuto il cartellino giallo ha mandato l'arbitro, diciamo, a quel paese, il classico vaffa, e quindi il direttore di gara non ci ha pensato 2 volte e lo ha espulso. Nel secondo tempo, per la Lazio, non sono bastati i cambi di Correa al 55esimo per Caicedo, di Patrick al 70esimo per Radu, di Jona al 76esimo per Lulic. Il Napoli ha provato a raddoppiare, ma non ci è riuscito, pur facendo gli altri due cambi di Elmas al posto di Caleon al 67esimo, di Ruiz, Fabian Ruiz al posto di Insigne al 77esimo. I bookmaker che avevano quotato la vittoria del Napoli tra il 2,45 e il 2,60 quasi. Questa sera ovviamente ci sarà l'altra sfida di Coppa Italia tra Roma e Juventus, se non vado errato. Quindi tra un pochino arriverà anche il secondo video di oggi. Però ci tengo a ricordare che oltre al video che io dedicherò a parlare della card definitiva che si sta definendo in questi giorni qui del pay per view, del primo pay per view della WWE del 2020, pay per view ovviamente dei roster principali Royal Rumble, parleremo tra venerdì e sabato, ma penso che già venerdì sarà possibile, sull'evento speciale che precederà Royal Rumble 2020, ovvero Worlds Collide, inaugurato comunque già da un annetto, mi pare, con i protagonisti l'anno scorso,
di pesi leggeri, NXT, ed NXT UK, credo. Quest'anno invece sarà esclusivamente uno scontro di NXT tra NXT, diciamo, il roster principale e quello della Gran Bretagna. Bene, grazie a tutti per l'attenzione. Ripetiamo, la Lazio ha abdicato dopo tante e tante vittorie, risultati utili di fila. Il Napoli ha superato i laziali per 1-0 a San Paolo. Ci vediamo tra un po' per il secondo video. Ciao!